Beh, uno potrebbe pensare male e dire che questa qua è una stella. Secondo voi che cosa rappresenta? Anzi, sembra proprio la capretta quella, no? Secondo voi che cosa è questo? Guarda, io in questo momento sto pensando all'economia politica. Orecchie. No, grazie. Questo è il giglio degli aristocrati. Stiamo facendo un'indagine sul logo della sapienza. Che cosa le persone pensano, che cosa sanno, che cosa vedono voi questo logo. Hello, can you hear me? Did you ever stop to question the confession of gravity as a theory? Funny thing. Backstreet Boys. Sono 20 anni che lavorano per i mostri. Loro sono giovani, sono fighi. Possiamo andare in giro così, Marcello? Dai, ma tranquillamente, allora, siamo al ramo geologia, dove praticamente sanno com'è fatta la Terra, no? Attenzione, dobbiamo vedere diverse palle. O balle. Stiamo cercando di palle. Messo io sulla punta di una montagna altissima. Che arriva a vedere 200-300 km di distanza. A un certo punto si dovrebbe vedere una specie di... Octogon con la terra piatta. Se voi vedete infatti una nave, no? Nell'oceano, che va avanti piano piano, vedete che scompare. C'è un prospettivo di esatto. Un piccolo scompare. Cioè, cosa ne pensate voi di sto tizio qua che voleva... Timido ed educato. Resta sempre accanto al padre Khalid. Voi pensate che la terra sia piatta? No, io non ho un punto di visione. No. Io penso... o qualsiasi cosa che sia contro la versione ufficiale. Chi siete? Noi praticamente siamo completamente fuori dallo spettro dell'accettabile. Siamo i ricercatori indipendenti. Siete fuori dallo spettro più ampio che io oggi, che andavo da Potere al Popolo. No, cioè, entra. Potere al Popolo, Fratelli d'Italia, oggi lo spettro era dopo di quello non c'è. Voi sapevate che nell'11 settembre è crollato un altro grattacielo? Ecco, adesso parte un altro. Cioè, questo è un grattacielo. Nell'11 settembre è crollato questo, più in quegli altri due. Ho l'impressione che i complottisti sono quelli che cercano sempre di interpretare la realtà in modo tale da non farci capire niente. Com'è possibile che l'Antartica si trova esattamente sul polo sud, proprio precisa, spiccicata? Mio figlio ha fatto il suo dovere. Sono molto fiero di lui. Una pecora anche lui. Ora mi piacerebbe ottenesse la cittadinanza. Io tra l'altro sono una psicologa e mi sono anche occupata, ho studiato un po' le teorie dei complotto e cosa c'è dietro. Passano pochi minuti e le sue parole arrivano al ministero. Hai capito? Pensa così. Secondo me non c'è nessun manovratore. Oltre all'ICT ci sarà qualcuno che non c'ha nemmeno il logo, niente, che forse governa tutto. No, io non credo che quello che è avvenuto per un disegno, è avvenuto per uno sdisegno. Lasciate perdere sti cazzo di fate la ribellione. Funziona così nel mondo. Quindi non so se ci sono certi pesi, certe scoperte che possono portare fondi molto grandi, quelle scoperte le pubblichi e come? Perché i fondi te servono. Prima i soldi e poi l'uomo, secondo te? Cioè loro possono inventarsi le cazzate così, poi hanno i fondi? È facilissimo arrivare a quel punto, eh? Io mi invento le cazzate, ma perché la cazzo di NASA mette il telescopio e guarda là a milioni di anni quando ci sono i morti e i poveracci che muoiono per strada oggi? Perché non puntano il cazzo di telescopio qua? Ste merde, scusa, meglio i morti piuttosto che la voce alta. Nel senso che il professore accetta che ci siano opinioni diverse. Alcuni gli interessa, se tu tipo dici no, ma secondo me quel simbolo è diverso. Ci sono alcuni professori che sono lì con te, cercano di farti capire perché non è come dici tu. Non si possono dare soluzioni semplici a problemi complessi. È molto più facile dire ci sono le scie chimiche oppure ci sono gli alieni e il tuo problema è quello degli alieni. Tu che cosa stai facendo? Come i fedeli religiosi proiettano tutto il bene su Dio e tutto il male su Satana. E invece dobbiamo prenderci la responsabilità di fare fatica e di studiare. Però uno potrebbe dire anche voi avete un vostro modo di pensare che è quello che vi dicono dall'alto.
cioè può essere che sono quelli che stampano i libri dell'università, diciamo. Dell'università e la ricerca è fatta di confutazioni, quindi io credo a quando vedo i fatti, alla la realtà. Poi ognuno... Hai visto il metodo, no, che hanno usato. L'impostazione, insomma, sono dati sui territori, loro hanno parlato. Cioè, ma il metodo può essere inquinato, diciamo, dai soldi. Il sistema, secondo me, no, è il fine modo di non farsi vedere. No. E mette magari Zuckerberg, no, come fronte. Cioè, è una tesi, ma è una tesi complottista. Però che, se le cose no, ma te la metto così: è una tesi complottista che indebolisce. Io non ho futuro, sono un giovane, non ho futuro. È una tesi complottista che rischia di indebolire il nostro ragionamento, perché metti, supponi che possa essere così, oggi, ma metti pure di capitalismo, no, ma, o di anticapitalismo, ma te la metto così, tutto il resto è complottismo. No, ma io te la metto così, supponi che non sia come dici, rimane che è un disastro, quindi rimane che noi, cioè ai fini del nostro intervento pubblico e collettivo, nelle nostre battaglie, non importa sapere se lui agisce per conto di qualche altra cosa o agisce perché il sistema è degenerato. Io personalmente penso che domani mattina, se lui venisse regolato, lui tornerebbe a essere un essere umano. But it is gonna bother you because you're human and I was human. I am human still. Ok, dopo che sei uscito di qua, che futuro avrai? Ma non frega un cazzo. Ah, allora posso. Cioè, perché lo danno gratis questo giornale? Ma chi è che regala oggi, ragazzi? Ma perché dobbiamo annoiare le persone? Scusate. No, mi spieghi. No, perché? No, ma spieghi, me lo dici perché? Cioè, perché ne andiamo in giro a annoiare? Che ogni volta che parliamo con qualcuno ti dici: ma che cazzo sta vuole? Ma aspetta, perché? Ma intanto abbiamo messo il dubbio, così. Allora. Comunque vi consiglio, giusto, di oltre al TSO, diciamo, di avere sempre una mente molto, molto grande per assimilare tante informazioni che arrivano a voi nel conto. La carta da che cosa si ricava? La carta da che cosa? Agli altri, le piante. L'ossigeno, suda. Le piante. E il raggiro che farebbe mancare a tutti il respiro. E là? È il raggiro che farebbe mancare a tutti il respiro. Vabbè, qua se vogliamo fare complottisti prendi i punti estremi e ci fai un tentacolo, cioè. Ecco. Però, cioè, sinceramente non... A parte penso che il messaggio subliminale, non lo so, cerco sempre di essere un po' distante da ste idee complottiste. Alla fine, cioè, io vengo all'università per studiare, non è che prego Satana quando torno a casa. E se invece loro pregassero Satana? Vabbè, peggio per loro. Sì, cioè, nel senso, non influisce, penso, sul quando sto a lezione non mi insegnano preghiere sataniste. Ma il clima è una questione di semplicemente di abbassamento o innalzamento della temperatura o semplicemente inquinamento che stiamo facendo noi? Che domina nell'aria, l'aria. Senti, secondo me se ci vedi la capretta di Satana sei qualche problema, perché io non ci vedrei, io ci vedo due ali al massimo, non la capretta di Satana. È solo la carta il problema. L'origine è la carta. L'origine è la carta. Tu non puoi proporre niente se hai in mano la carta. Esatto. Non è la frusta. Io ho l'arte e il libro delle carte. La frusta invece che... No, quella è la volgarità. È volgarità. Questa è Satana. E prima della carta però c'è sempre stato Satana. C'era sempre il libro di carta, inizio del verbo. Abbiamo raccolto un fanatico che voleva proprio partecipare alle nostre riprese, si è inserito così per farci vedere la sua prestazione. Lo vedrete, assomiglia a un poliziotto. Faccio sapere cos'è. Video c'è. L'ho parlato? Magari. Dai, ci senti qualcosa del buono. Perché era brutto, guarda. No, se ci fai sentire qualcosa del serio. Per Elisa. Non ti preoccupare di quello che fanno gli altri. Ma mi preoccupo perché questi vanno a votare tutti i 5 Stelle, tutte queste cazzate che gli mettono loro e tutti ce la prendiamo. Non ti devi preoccupare, perché alla fine... Non mi devo preoccupare. No, ti devi preoccupare di quello che... Sono circondato da sti morti. Tu davanti al creatore rispondi delle tue azioni, non di quelle degli altri. Esattamente. Se tu ti perdi dietro agli altri, sei fallito anche tu. Sì, no, me lo devo ricordare. Se tu ti comporti bene, il mondo diventa per bene e Dio a te te lo riserva il mondo. Questo è bello. Aspetta. Questo è brutto però. Gesù è stato
e tu ci credi o no, è stato l'unico uomo che ha amato da Dio, cioè ha portato l'amore pieno, però è stato messo in croce, non ha portato nessuna religione. Esattamente. È stato messo in croce, la Chiesa lo tiene in croce, lo usa per giocare con i trastulli, con le statue, con le croci, è stata la croce. Ma aspetta, facciamo una canzone del sole, eh? Qual è? Oh, Susanna! Ma se lo fa lei e lo faccio io e lo fa un altro, quando arrivano con la ruspa abbiamo le palle, non abbiamo i telefonini con registrare. Perché la signora c'è i coglioni. Per diventare così tiene le palle, non è che sta facendo vedere qua il fiorellino, la poesia, che sta, no, sta sofferto per uscire così. Io sto lavorando notte e giorno per salvarvi il futuro. È la stessa sofferenza che passi tu, la passata, non è uscito. Oh, Einaudi è bello, quanto è bello Einaudi! Per essere viva di che cosa hai bisogno? Del cielo. Cosa ti mantiene viva? Che mi mantiene? La pizza? Quando muore cosa ti si ferma? Il cuore. È il cuore. Facciamone lì. Questa è musica. Signora, io la devo salutare. Tesoro, aspetta un attimo che ti faccio l'innesto. Tu mi vuoi salutare, ma devi imparare ad amare. E non te ne puoi andare. E non te ne puoi andare perché qui... devi essere chi ti deve curare. Questo è il musico che piace all'ordine, prego seguito di tutti gli ordini, prego seguito. Innesto la natura in questa cultura che sta diventando spazzatura per salvare la vita futura. Abbiamo capito che senso, la moda ci chiude i pavimenti. Grazie. Se no i seppelliti di spazzatura. Grazie mille, allora, buona giornata. E il suo nome qual è? Io sono Melina la stellina, quando mangi la mela, se la tagli orizzontale in mezzo c'è la stella. Dentro la stella sono i semi, la vita nasce da un seme, imparate a dare alla natura e così la natura e tra spazzatura. Questa è musica, Poi c'è chiude le mani dentro, se così, non è che mi se c'è stia fuori le mani dentro. Sei come ti chiami? Mirko. Mirko, allora... impara a fare la pizza, ti togli ogni stizza, perché se no domani ti mangi il cartone e finisci anche tu nel bidone. Perché sembra fare... oggi è tutto comodo. Oggi è tutto comodo. Pronto, vai a fondo. Abbiamo capito che sei suonato, però... ma io sto usando il servizio, sto seguendo il servizio, stazioni piano. Non so spiegare, sono scivo. Ti c'è chiuso le mani dentro, te ce le sta. Ah, per allora, ok. Impara a te a fare la pizza, altro che studiare carta. Non dormire sulla carta. Perché noi non possiamo fare le trecce, stiamo arrivando da Lecce, quindi... da Lecce? Per questa storia mi attizza, mi sono mangiato la pizza. Stai tranquillo, bravo. Se devi suonare, posso suonare? Sì. Ok, grazie. Ti ringrazio, fratello. L'Italia dove l'hai messa? Ce l'ha lì in mezzo. Dove l'ho messa? O forse l'ha cartocciata, che ha fatto bene. Nicola! Tieni. Te lo lascio col fiorellino. Grazie. Però mi devi promettere che sei te stesso o non stesso. Come ti chiami? Fesso. Tu come ti chiami? Amerigo. Spero che sei mio amico. Te? Marcel. Non è un nome italiano? No, Albania. Ecco perché ero cattivo. No, Stellini. Non c'è bisogno di gente cattiva. C'è bisogno di buttare l'inferno le carte di governo. E noi nella Santa Terra che ancora di qui per, a questo sempre quella scritta che hanno fatto con quella insignificante, con quella cera di plastica che diventa petrolio che è il demonio. Come la natura è lo specchio dell'anima. Così è la vostra anima. Magari avete la speranza, ma siete sotto quel cemento di plastica, sotto una teoria finta, istinta. E dovete avere il coraggio di ricordare i tuoi nonni, dar valore ai nostri nonni, perché sono i migliori maestri di vita. La vita eterna continua, se tu dai valore a quello che ti hanno lasciato, lo valorizzi, li invochi, e loro nell'aria ti guidano, ma non devi sperare in aiuto esterno, nell'aiuto dei tuoi cari defunti, valorizzare quello che ti hanno lasciato. Io a modo mio cerco di fare quello, di salvare il passato. Via Satana dalle nostre scuole! Il demonio ha preso il totale controllo della nostra umanità! Via l'ottagono dalle strade! Via l'ottagono dalle strade! Non vogliamo più le sfere sui nostri palazzi! Via le sfere! E le piramidi del cazzo!
Abbasso le piramidi! Abbasso ste scritte che sei malati di mente! Abbasso i murales! Piazze pulite! Ale, ale, ale! Abbasso ottagono, ale! Eccoli gli scazzo di ottagoni, ti è? Al contrario agli ottagoni. Sono ovunque gli ottagoni, ti è? Ovunque! Ale, ale, ale! Abbasso ottagono, ale! Tutto è un ottagono in questo mondo! Un mondo di ottagoni! Fammi trovare un ottagono, aspetta! Ford collaborava con Hitler! Ci siamo rotti i coglioni di sopportare Satana! Bisogna sentirsi coraggiosi! In petto bisogna avere la forza! Vogliamo le donne ben coperte! Con il burka! Vogliamo le donne ben coperte per le strade! La pelle si misurerà a centimetri! Loro sono giovani, sono fighi! E saranno a Lisbona! Attenzione, qui ci troviamo nel solito palazzo massonico con le palle incorporate, dominazione mondiale. Il triangolo in alto. Io penso a tua madre. E le palle un'altra volta qua, altre due palle qua. Manca solo la bandiera dell'Europa. E un po' di veleno qui ci troviamo ad una via X. Secondo me il fatto che qui ci siano tre antenne nell'area proprio di pochissimo. Tre antenne. È perché qui, stando al centro di Roma, c'è più traffico, no? E quindi devono... cioè, le pecore, siccome devono... le pecore, diciamo, cioè, serve proprio... devono giocare alle pallette, no? Online, in realtà virtuale, quindi serve molto flusso di dati. Quindi... eccoci qua. Così ti vogliamo. Adesso per guardare le macchine. Chissà dove l'avrà messo. Mille tasche a sua disposizione. Sicuramente l'avrà mangiata. L'avrà mangiata perché aveva fame. Inavvertitamente. Eri talmente così concentrato durante l'intervista che poi. Io sono molto più rassegnato, molto. Io vedo proprio, presente di grande. Ma io no, ma siamo in mezzo a merda qua. Però non riesco a vedere la possibilità di dialogo, perché appena inizio a parlare vedo la persona così. Che meno proprio. E ogni volta che parlo c'è questa associazione profonda che parlo, mi sento male. Cioè esprimiti dolore, esprimiti. Però dice paranoia. Questa è una battaglia quella che dico. No, vabbè, sono felice così di dare supporto a questo discorso. Perlomeno si fanno qualche cosa. Beh, per me, io stamattina mentre venivo ho detto questo è semplicemente sacrificio totale. Totale sacrificio. Per me io lo vedo completamente. L'unica cosa che posso fare, diciamo, è la faccio. Verso una causa di una persona che comunque stimo. Grazie.